vicino. Ok, questo video sarà un po' diverso dal normale perché in realtà non so neanche cosa devo dire e di cosa voglio parlare. Non sarà un video dei miei soliti, quindi allegro, sprezzato di gioia, perché in questo momento in realtà mi sento molto strana. Cioè mi sento come se tipo fossi estraniata alla mia realtà e mi sento come se tipo fossi un'altra persona a guardare me stessa. È una sensazione che mi è venuta da, in realtà, dopo che ho dato il mio ultimo esame giovedì, e vi giuro, cioè io non ho provato liberazione. Cioè, sarà perché ancora non ho ricevuto i risultati e sarà anche perché subito dopo l'esame sono corsa a un evento di Adidas e poi sono tornata a casa, ma sono ripartita subito il sabato per il weekend della Polimiran e non ho preso fiato fino adesso. Però anche adesso, dove dovrei sentirmi rilassata e libera, non mi succede. Cioè, mi sento oppressa e ho un po' l'ansia. Ci scherzo molto sul fatto che c'ho l'ansia, hashtag c'ho l'ansia, però in realtà non è bello perché la notte non dormo, la mattina mi sveglio alle 4 per nessun motivo, sto lì, vegeto un po' sul letto, ma poi mi scoccio, non riesco a riaddormentarmi, allora faccio colazione alle 6, però alle 8 sono distrutta e quindi crollo sul divano e quando ho tempo la mattina non ho da andare da nessuna parte, cioè rischio anche di rimanere sul divano a dormicchiare mentre guardo una serie TV e l'altra per ore, anche fino alle 11. E poi ho questa cosa che ogni volta che devo fare un viaggio, devo spostarmi, anche se l'orario di partenza è l'una, per me la mattina è persa perché ho l'ansia di dover arrivare all'una, che perdo il treno, che non riesco a fare in tempo le cose, e per me quella mattina è dedicata a quello, quando potrei fare tantissime altre cose. E io vivo, cioè, questa costante pressione che non riesco davvero a liberarmene e, cioè, che palle, cazzo, ma perché? Cioè, io mi chiedo perché non riesco a essere tranquilla, perché devo avere sempre questa cosa o qualcosa che mi opprime, che non mi fa stare serena anche nei confronti delle altre persone, perché, cioè, Jimmy continua a chiedermi che cavolo c'è che non vada, perché sono così molto scostante, io non riesco ad avere un rapporto con mia mamma da mesi ormai, perché comunque ogni volta che mi chiama mi scoccia, perché mi fa domande, io odio che mi vengano fatte domande, soprattutto se sono tipo, allora adesso devi sistemare, devi pulire, devi fare, poi tra una settimana devi fare questo, tra due settimane devi fare quello, tra tre mesi devi fare quell'altro, cioè mi programma essenzialmente la vita. Ed è una cosa bella perché comunque, cioè, effettivamente sono libera, cioè dovrei essere davvero libera e sentirmi libera. Mi manca solo la tesi da fare, non ho nessun impegno tipo orario durante la settimana se non il mio allenamento del venerdì sera a Milano. Cioè non è che ho una schedule o una tabella di marcia giornaliera che devo rispettare, però sono in... Però, cioè, sento questa cosa qua nel petto che non riesco a liberarmene. Sinceramente penso che adesso, quando tornerò a Padova, perché io lascio questa casa entro giugno, quindi penso da metà giugno, e passerò l'estate muovendomi tra Padova e casa al mare alla Spezia, penso che richiamerò la mia psicologa per cercare di capire che cavolo mi sta succedendo, soprattutto se questo problema rimane. Spesso lo attribuivo al fatto che stessi studiando, che fossi in apprensione per gli esami, eccetera. Ora li ho dati tutti. Devo soltanto scrivere la tesi. Scrivere la tesi non è assolutamente la stessa cosa di dare gli esami, perché comunque quando studi rimane tutto nella tua testa, sta lì e tu non sai se quello che stai studiando ti verrà in mente il giorno dell'esame, se stai studiando la cosa giusta, se magari hai saltato la pagina o hai sorvolato su una cosa ed è esattamente quella che ti chiederà l'esame, ti fregherà.
Per la tesi è mettiti lì, fallo, e quando hai scritto qualcosa, quello rimane lì. Cioè, quello è scripta rimanent erba volant. Sì, erba volant. Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Nel senso, appena quando l'hai scritto, basta, non ti devi più preoccupare di dimenticarti del fatto che non hai scritto una cosa, perché se poi ti viene in mente qualcos'altro, puoi sempre ritornare. E io ho 2 mesi per scriverla ed è essenzialmente su un argomento mio. Cioè, più di così davvero non potevo mettermi in una posizione migliore per scrivere la tesi, quindi non è assolutamente questo il problema. E io non capisco perché c'ho questa pressione, questa angoscia che non mi fa vivere serena. Cioè, in questi giorni davvero mi sento, come dicevo all'inizio, estraniata da me, come se io mi guardassi indietro, perché mi sento indietro rispetto a un'altra me che sta 10 passi avanti e mi guarda lontano e mi dice: dai, su, muoviti. Che palle. Boh, sinceramente non so neanche, cioè, mi dispiace per questo video, però vi giuro che non lo so, cioè, se vi ritrovate nelle mie parole, ditemi cosa state facendo per cercare di sistemare la situazione, per cercare di rilassarvi, perché non capisco sinceramente. E non voglio, e per questo voglio ritornare dalla mia psicologa. Non voglio che sia legato al fatto che mi senta sola, e perché soprattutto in questo periodo sono molto sola, visto che non c'è nemmeno Luna in casa, perché se questo è il problema, allora devo curarlo, e per curarlo voglio andare da una psicologa, perché io voglio stare bene da sola e voglio essere a mio agio quando sono completamente da sola. Non voglio sentire quest'ansia solo perché sono da sola, ma soprattutto non voglio mascherare questa mia solitudine o problema che si può celare, lo sto presumendo, dietro la mia solitudine, andando a stare in compagnia con Jimmy, con mia mamma, con Luna, e quindi cercando di mettere un po' una pezza sopra il vero problema. Secondo me queste cose vanno curate, perché so che se lasciate lì a marcire e maturare, poi nel tempo e negli anni si possono diventare davvero dei mostri che fanno stare male. Quindi adesso vedo un po' come organizzarmi e basta. Basta. Niente, questo per farvi capire che comunque dietro il grande sorriso di una persona, dietro quello che sembra la vita perfetta, non c'è quello. Nel senso, non è che io sia falsa, non è che faccia il sorriso quando in realtà non sto sorridendo, vorrei piangere. Anche perché nelle giornate in cui non mi sento di essere social, di essere sorridente, di essere sempre yeah, allegra, sparisco. Cioè, non faccio stories, non scrivo cose del tipo oggi no, oggi non va bene, perché non voglio parlarne, o comunque non voglio che qualcuno mi incominci a fare domande che mi mettono l'ansia sul perché. Allora, e poi soprattutto non, cioè, grazie, ma ricevere messaggi di rincuoro, di forza, eccetera, mi fa tantissimo piacere, però c'è un mondo dietro ogni persona. E non prendetemi male, non è che voglio essere stronza, però una frase un po' fatta, per quanto sentita, in realtà a me a volte fa sentire anche peggio, perché mi fa capire che forse non dovrei sentirmi come mi sto sentendo e che dovrei essere forte, ma non ce la faccio, e quindi mi butto ancora più giù. Insomma, cercherò di fare qualcosa riguardo e spero che questo video, insomma, non vi abbia creato ansie, perché quelle sono tutte mie. Niente. Grazie se avete ascoltato fin qua, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, che spero sia un po' più sorridente.